Buonasera a tutti, iniziamo questo quarto webinar del DSI Journey. Abbiamo come ospite Matteo Matteini. Buonasera a tutti. Oggi, adesso inizio a condividere le slide, parliamo di un tema che ci è molto caro a tutti, ossia come fare progetti, quasi intraprendere dei progetti e dare un impatto sociale a questi progetti facendo impresa. Questo percorso è il quarto webinar perché all'interno del progetto europeo DSI, quindi Digital Social Innovation, ci stiamo occupando di vari temi che hanno l'esigenza di rispondere a una domanda, quella di riempire di contenuti delle competenze, cioè portare delle competenze a tutto un network di persone che si sta occupando di progetti legati alla innovazione sociale digitale. In particolare su progetti legati al care, ma non necessariamente, perché i progetti di innovazione sociale digitale sono tanti, quindi abbiamo deciso di toccare dei temi anche più trasversali. Il progetto DSI, infatti, ha come partner anche altre sei città e anche altri temi. Qui a Milano trattiamo il tema del benessere e della salute, in Germania e Berlino parlano di migrazioni, a Barcellona di città e di competenze, a Varsavia di open democracy. Quindi, avendo tutte queste tematiche, diciamo, possiamo anche permetterci di toccare dei temi Magari. più trasversali. Il progetto è finanziato dalla Commissione europea e sarà attivo fino a giugno dell'anno prossimo, quindi fino a febbraio abbiamo in programma questi webinar. In particolare l'obiettivo è quello di coinvolgere persone, progetti e diciamo, soggettività che vogliono intraprendere nuovi progetti e farsi conoscere, aumentare le competenze e anche magari scoprire nuove tecnologie, nuovi strumenti digitali per avere più impatto nella propria iniziativa. Oggi, appunto, 25 ottobre, abbiamo con noi Matteo Matteini. Avete, credo, letto il suo, diciamo, profilo. L'obiettivo è quello di capire come portare dei case study rispetto alla sua esperienza, ma anche magari discutere insieme tra di noi e anche con voi che partecipate, come possiamo costruire insieme una narrativa diversa rispetto all'idea di imprenditorialità, perché adesso è un po', diciamo, si parla un po' troppo di start-up che hanno impatto, specialmente dal punto di vista economico, ma quando si cerca di misurare l'impatto sociale o di capire quali sono le ricadute sulla società, si è un po' più in difficoltà. Quindi cerchiamo di fare questo passaggio. Alla fine del webinar vi chiederei di rispondere a queste tre domande, ossia a cosa è stato utile questo webinar, cosa potrebbe essere utile nei progetti futuri che cosa hai intenzione magari di applicare nel tuo progetto nello specifico. Adesso lascio la parola a Matteo, quindi carico le sue slide. Se guardate l'interfaccia di questo software, in basso abbiamo la chat che serve per fare le domande mentre Matteo parla. Se ci sono delle domande impellenti, comunque alla fine della sessione è previsto un momento di domande e risposta, però se c'è una domanda che proprio va fatta mentre lui parla, scrivetela, così lo interrompiamo e gliela facciamo. Allora, share, ecco qua le tue slide. Queste. Rimpicciolisco un attimo. Posto questo. Bene, puoi partire, prego Matteo. Ok, ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito a Zoe e grazie a voi che state ascoltando. E faccio una piccola premessa e parleremo di impresa sociale, di
patto, di startup, e ovviamente il tema è talmente grande che abbiamo dovuto un po' scomporlo, sezionarlo. In qualche conversazione precedente con Zoe abbiamo diciamo alleggerito un po' la discussione e ci siamo soffermati su quattro domande fondamentalmente. E qual è lo spazio dell'impresa sociale? Le startup hanno un impatto sociale? E l'impresa migrante ha un impatto sociale? E chi è l'imprenditore sociale? Ovviamente nell'arco di questo webinar non daremo risposta a queste domande, ma ne svilupperemo delle altre che ci servono a infoltire un po' il discorso e capire anche cosa stiamo facendo. Chi sono io? Perché ne parlo io? In sostanza perché mi occupo di innovazione sociale da tanto tempo. Io sono un sociologo urbano rurale, sono specializzato nel terzo settore e ho lavorato per imprese private all'interno di istituti di ricerca e a supporto di istituzioni pubbliche su questa tematica, soprattutto negli ultimi molti anni, ahimè, su progetti comunitari. Quindi ne parlo insieme dal mio punto di vista fondamentalmente, per quello che posso capire io. Devo fare una premessa che è abbastanza corposa, che è una premessa teorica, se no si fa fatica a sviluppare un discorso anche puntuale. La premessa teorica è questa. Un attimo solo, vediamo se va avanti. Ok, andiamo avanti a scatti. Ok, un attimo solo, lo sistemiamo. Single page. Ok, fantastico. Ok, la premessa teorica è questa. Qual è lo spazio dell'impresa sociale? Tradizionalmente lo spazio dell'impresa sociale si disegna all'interno di questo triangolo, che è fatto di Stato, mercato e terzo settore. È uno spazio appunto che ha assetti variabili. Io l'ho disegnato come un triangolo e mi è piaciuto immaginarlo come, non so chi è abbastanza vecchio per ricordarsi il gioco degli Shanghai, cioè quegli stuzzicadenti che si potevano mettere uno sopra l'altro, ma non se ne poteva togliere uno senza che gli altri si modificassero, e allo stesso modo si sarebbero potuti allargare e restringere, perché in effetti questo spazio dell'impresa sociale è modificabile. I confini sono quelli tradizionalmente che sono dati dal mercato. Il mercato è regolato dal meccanismo che vedete alla sua sinistra, cioè un meccanismo per cui se io ho bisogno di un servizio, un bene, vado da chi lo produce e c'è un contratto. Nasce un contratto che fa sì che il bene servizio, al bene servizio ricevuto e soddisfatto, viene corrisposta una somma di denaro. Questa è una tipica contrattazione, un tipico processo sinallagmatico, si dice, perché è basato su un contratto che va rispettato. Poi vedremo nella slide succedente cosa succede quando non si rispetta questo contratto. Ok, dall'altra parte cosa succede? Dall'altra parte c'è lo Stato con cui si fa un altro tipo di contratto. Lo Stato è quell'istituzione che noi collettivamente riconosciamo e che si fa carico dei beni più collettivi, beni che sono relativi alla salute, all'educazione e alla sicurezza. E cosa facciamo? Noi siamo disposti a privarci di un po' del nostro stipendio e quindi a pagare dei contributi che lo Stato conserva e gestisce per sviluppare questi servizi, e quindi questi servizi possono essere rilasciati in modo sincronico o diacronico. Se io pago le tasse ma devo andare all'ospedale, usufruisco dell'ospedale ed è un modo sincronico, e pure se non ci devo andare io ci va qualcun altro in quel momento ha bisogno, oppure se io adesso che sono in grado di lavorare verso i contributi, quando non sarò più in grado di lavorare avrò un bisogno e lo Stato mi versa un'attenzione. È un modello appunto di contratto basato, un modello si dice redistributivo proprio perché funziona in questo modo. L'altro lato di questo triangolo è quello formato dal terzo settore, dove tradizionalmente in questo schema classico sono concentrati i servizi ad alto impatto sociale. Ha delle caratteristiche completamente diverse dagli altri.
e lo si vede anche dal diagramma. Perché? Perché io che mi faccio carico di un problema, io sono A, mi faccio carico di un problema di una persona C, non posso pretendere da lui il pagamento di un servizio perché probabilmente non se lo può permettere, e quindi cosa faccio? Torno dalla comunità e gli chiedo di finanziarlo. E questo è lo schema tipico del funzionamento del terzo settore, e questo processo si chiama fundraising. Io convinco una certa parte di popolazione che quella causa è giusta e che io sono in grado di assolvere a quel bisogno, e questa relazione fiduciaria fa sì che queste persone possano darmi le risorse che io, di cui io ho bisogno per assolvere ai problemi di un'altra persona. Cosa c'è di diverso in questo processo, in questo flusso di trasferimento delle risorse e di trasferimento di servizi? Che non è legato a un contratto e quindi dipende da questo punto interrogativo, che è un rapporto di fiducia e di riconoscimento reciproco. Perché è importantissimo questo punto, più di tutti gli altri? Perché questo rapporto di fiducia consente a questo sistema di essere più fluido, flessibile, meno costoso e di rispondere ai bisogni in tempo reale. Questo sistema è molto, fra le altre cose, anche molto più economico degli altri sistemi. Uno studioso, ed è la prima delle citazioni che facciamo, Williamson, ha teorizzato questa teoria dei costi transazionali, per cui un altro sistema, come quello che abbiamo visto di mercato, spende un sacco di soldi, consuma un sacco di risorse perché deve proteggersi dalla possibilità del fallimento di questo patto, del patto con i consumatori. Se il contratto non va a buon fine, se il servizio non è buono e non soddisfa le attese, le aspettative di quel cliente, io devo essere in grado di proteggermi, e quindi l'apparato legale, amministrativo e commerciale spende un sacco di soldi per proteggersi. Ho fatto questo lungo inciso perché la slide successiva ci fa entrare un po' di più nel merito della questione. Ovvero, la questione è, in una società democratica e una società in cui la democrazia sostiene l'economia di mercato, se il mercato funziona, lo Stato provvede ai bisogni che sono necessari, sono di tutti, perché c'è bisogno del terzo settore, che è questo spazio dedicato all'impatto sociale, e perché c'è bisogno, ce lo spiegano i numi tutelari che abbiamo alla slide successiva. Allora, eccoli qua. Perché c'è bisogno del terzo settore viene spiegato in tre modi completamente diversi. Una prima spiegazione ce la dà Harry Hensman. È una teoria che viene dagli anni Ottanta, è la teoria del fallimento del mercato. Abbiamo bisogno del terzo settore perché il mercato fallisce. Fallisce in quanto le aziende hanno un potere talmente grande sul consumatore che si consuma una asimmetria informativa, e per cui il consumatore non è più sicuro se quello che acquista dall'azienda è al giusto prezzo e ha il giusto contenuto, la qualità che richiede. Questo è ovvio se pensiamo ad esempio all'acquisto di beni farmaceutici. Chi sa che il prezzo di una medicina è quello giusto, è quello che io dovrei pagare, e chi sa qual è il processo che porta a creare quel farmaco e poi a distribuirlo, e perché ci sono delle barriere. Questo farmaco è protetto dalle licenze. Allora, questa asimmetria informativa porta alla rottura del patto fra l'azienda e il consumatore. Dico questo perché Hensman sostiene vigorosamente, dice che, ad esempio, faccio un altro caso, se io andando al supermercato non so se il prezzo del pane è giusto, non so se il contenuto del pane è quello che voglio io, potrei decidere di fare una cooperativa locale in cui con altri metto su un forno che fa la panificazione. Quindi io sono in pieno controllo del prodotto, della qualità del prodotto, del prezzo, e lo condivido con la mia comunità. E questo è un percorso, una traiettoria della nascita del terzo settore. Lui la mette giù così. Dall'altra parte risponde Barton Weisbrod, che dice no, non è proprio così. In realtà è lo Stato che fallisce. Com'è che fallisce? Fallisce perché lo Stato, in definitiva, essendo legato alla politica e quindi al consenso delle società democratiche, insegue l'elettore mediano. L'elettore mediano è il segmento più rappresentato, la fascia più grossa di elettorato che ha degli specifici bisogni, delle richieste, delle volontà. I partiti politici tendono a soddisfarle, e anche i governi quindi si concentrano sui bisogni di questo segmento di popolazione. Ovviamente, essendo lo Stato
carenza di risorse, ovviamente, in limitatezza di risorse, concentra i servizi per soddisfare questo che è il proprio elettorato, il proprio gruppo costituente, e lascia scoperti i bisogni che stanno ai margini. Quindi le minoranze avranno meno servizi dello Stato piuttosto che il gruppo più consistente formato da elettori mediano. Che conseguenze ha? Che ovviamente l'outlier, che ha delle grandi risorse, è ricco, ma è fuori da quel gruppo di persone, non ha problemi perché può rivolgersi al mercato per approvvigionarsi di quelle risorse. Invece le minoranze che non sono tutelate, che non sono rappresentate, ma che non hanno risorse, sono ad esempio povere, al di sotto della soglia di povertà, non avranno tutele perché il welfare non si estenderà talmente tanto da coprire i loro bisogni. Si pensi, faccio un esempio, dopo ne riparleremo, ai migranti. I migranti sono un esempio ancora più significativo perché non possono neanche esprimere il proprio, in gran parte non possono esprimere la propria opinione elettorale, quindi non votando, non fanno nemmeno parte di questa scala che va dall'elettore mediano in su o in giù, quindi ne sono proprio fuori. E lui dice, appunto, i governi funzionano così, funzionano col consenso e il consenso lascia fuori delle fasce. Quelle fasce devono essere, i bisogni di quelle fasce devono essere coperte da qualcun altro, così ci vuole il non profit. Ok, queste sono due teorie che nascono negli anni 80, uno nell'80, uno nell'88, a Yale, a Harvard, quindi sono largamente influenzate dalle trasformazioni del sistema economico causate dal neoliberismo. Siamo in piena Reaganomics, in piena privatizzazione in Inghilterra e cifre culturali che hanno determinato tutto lo sviluppo economico degli anni successivi, per cui questi cominciano a rilevare queste cose. Gli risponde, escendo dal terzo lato, lo Shanghai più in basso, quello orizzontale, che è rappresentato dall'opinione, dalla posizione di Stefano Zamagni, fra l'altro anche mio emerito professore, che dice non è proprio così. In realtà l'azienda nasce in un contesto dove non c'è l'homo homini lupus, cioè ognuno è in conflitto con l'altro e cerca di prevalere, ma esiste un paradigma politico dell'economia civile in cui homo homini natura amicus, cioè ognuno è per natura amico agli altri. E quando, anche quando si pensano delle imprese economiche, le si pensa perché siano durature, perché creino lavoro, perché creino benessere nelle comunità. Ma lui dice questo succederà molto prima che esistesse l'economia di mercato e esistessero gli stati-nazione come li conosciamo oggi. Esistono, ad esempio, nella Toscana rinascimentale, dove una forma di umanesimo ha consentito la nascita delle misericordie, degli istituti di credito cooperativo e di tutti gli istituti che hanno consentito alla ricchezza di sedimentarsi sul territorio. Quindi questo è l'origine del terzo settore ed è un po' la cifra della tradizione anche dell'imprenditoria italiana. Se pensiamo alla lunga storia, non tanto indietro quanto il rinascimento, l'umanismo rinascimentale della Toscana, ma la lunga storia che ha portato ad esempio all'imprenditoria di Adriano Olivetti oppure di Cucinelli oggi, che pensano l'impresa come un arricchimento del territorio, dove il welfare è compreso nell'impresa e anche l'educazione e l'istruzione. Sono tutti inglobati nel sistema di generazione della ricchezza. Benissimo, sono tre opinioni diverse e noi, diciamo, come tradizione culturale italiana, ovviamente siamo più vicini a quella più in basso, però convivono e sono un po' l'origine del ragionamento che vogliamo sviluppare adesso, che sarà un po' difficile perché ci deve portare a ragionare su quello, sulle domande che ci siamo fatti. Le start-up creano impatto sociale, oppure l'impresa migrante crea impatto sociale e chi è l'imprenditore? Ok, partiamo sempre da questa slide e svolgeremo il prossimo semestre su questa slide. No, scherzavo, i prossimi 5 minuti di questa slide perché è importante. Torniamo al primo lato, quello del mercato. È verissimo che in quel periodo, negli anni 80, si stava ponendo in essere la base per il
per quello che è diventato il turbocapitalismo. Cioè l'idea che le imprese fossero non tanto legate all'imprenditore e alla sua volontà di fare il bene alla comunità, ma fossero guidate da dei manager che avevano il mandato di massimizzare il profitto. E quindi gli shareholder davano il mandato al manager di massimizzare il profitto, e questo causava un movimento tipico, matematico, delle aziende che andavano a cercare mercati sempre più ricchi e cercavano di abbassare sempre di più il costo dei fattori della produzione, incluso il lavoro. Quindi lavoro sempre più basso in giro per il mondo, non legato alle comunità, profitti sempre più alti legati a dei mercati che possono essere dovunque nel mondo. Non solo, ma questo turbocapitalismo ha cercato anche di accelerare, perché ha bisogno di ingrandirsi sempre di più, e ha cercato anche di indurre i bisogni, cioè capire che la psicologia delle persone è fatta per il consumo, dopo averci convinto per tanti anni, e quindi convincerci che ci sono dei bisogni che loro possono soddisfare, e li soddisfano. Questo ha portato nella lunga storia, in tre decenni, a un cataclisma epocale che è stata la crisi finanziaria del 2008-2009, in cui appunto questo sistema di creare economie sempre più dislegate dal valore reale delle cose, dei servizi, ma sempre più legate agli artifici, è accelerata talmente tanto che è crollata. Ovviamente il modo in cui è crollata lo conoscete tutti, ma mi interessa descrivere qui invece il fenomeno con il giudizio che ne dà Rutger Bregman. Lui scrive Utopia for Realist, che non è incentrato proprio su questo tema, ma fa una critica di questa società e dice: guardate che questa società ha creato un mondo talmente fatuo che non solo crea servizi intangibili, irriconoscibili, staccati dal valore reale di cui nessuno ne ha bisogno, li vende e poi non è capace di rispettare quello che promette, fallisce. Ma crea un'altra questione molto devastante dal punto di vista sociale: crea che le migliori menti di due generazioni, usciti dalle università della Ivy League e delle altre migliori del mondo, si sono dedicate a questo lavoro. E tutte le più grandi menti degli anni 90 e degli anni 2000 si sono dedicati a creare artifici per cui la finanza potesse esplodere, potesse generare profitti, generando un segmento di mercato ad altissimo valore aggiunto, abbassando di conseguenza il valore di tutto il resto. Per cui il lavoro normale è diventato sempre più squalificato, è sempre più sottopagato, senza potere. Il lavoro inutile, come lo definisce lui, è diventato sempre più remunerativo e tutti ci sono ficcati a pesce. I migliori pensatori vanno là a generare inutilità, gli altri generano cose concrete di cui ci avvaliamo nella vita quotidiana, ma che non sono valorizzati. Lui fa un esempio. Fa un esempio bellissimo: nel 1968, va indietro nel tempo, a New York succede che come li chiamiamo, operatori ecologici, rivendicano un aumento salariale, migliori condizioni di lavoro. Il sindaco ovviamente non ne vuole sapere e gli dice, risponde picche. La stampa asservita al potere gli risponde picche, li denigra come se fossero dei pigri, come se fossero dei obiettori, come se fossero contro il sistema. Loro, guidati da un sindacalista cazzuto, scendono in sciopero. La mondezza si accumula. Si accumula talmente tanto che dopo giorni la città è invivibile, e gli osservatori del tempo la descrivono come uno slum di Nairobi, piuttosto che la città più ricca del mondo. Il sindaco si preoccupa, loro tornano alla carica, ma il sindaco non cede. Dopo una settimana il sindaco è talmente estenuato da questa situazione che dichiara lo stato di emergenza. Stato di emergenza a cui rispondono i sindacati, rispondono gli operatori ecologici dicendo: bene, c'è lo stato di emergenza, avete riconosciuto il valore del nostro lavoro, quindi sediamoci a un tavolo e negoziamo. Aprono le trattative, negoziano e vincono questo scontro. Fermano la città di New York, nessuno dei segmenti economici poteva più lavorare, la città era paralizzata, li ferma il lavoro più umile, più sottopagato e più svilito, lo fermano gli operatori ecologici. Bregman dice a questo punto: allora, 7 giorni di astensione dal lavoro di questo segmento, che è quello più denigrato, quello meno considerato come una rappresentanza, hanno causato il fermo di una città, la città più importante del mondo.
Ma in realtà cosa sarebbe successo se i lavori più pagati del mondo, cioè i lobbisti di Washington, fossero entrati in sciopero per 7 giorni? Niente, nessuno se ne sarebbe accorto. Lui definisce così il discrimine fra lavori utili dell'economia reale e lavori inutili, quelli che sono appunto assurdi a livelli di retribuzione altissimi e che sono all'origine un po' delle diseguaglianze che ancora stiamo vivendo. Molto bene, ho dovuto fare questa divagazione perché adesso dobbiamo fare un passaggio che è abbastanza importante. Allora, cosa c'entrano le start-up con questo sistema? Apparentemente non c'entrano niente, infatti nascono dopo il crollo di questo sistema, nascono dopo il 2009, anzi in Italia dopo il 2013, ma fanno nascere un immaginario incredibilmente fervido. L'immaginario è questo, sì, certo, la crisi globale di questo capitalismo cattivo ha causato la perdita di trilioni di euro e milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Sai che c'è? Io lavoro me lo creo, me lo faccio io. Perché? Perché sono abbastanza istruito, mediamente esperto delle dinamiche della mia società e ho in mente la tecnologia, quindi posso farlo e quindi posso fare una startup. Nell'immaginario dello startup c'è che io mi creo qualcosa in laboratorio, me la coltivo, la incubo, magari con l'incubatore e poi la porto a un livello tale per cui attraggo delle equity, dei capitali che lo fanno crescere, lo scalano e lo fanno diventare una grande azienda o nel migliore dei casi lo acquista una grande azienda. Quindi la domanda è: questo segmento assolve veramente a questo immaginario di liberazione, quindi entriamo veramente, crea nuovi posti di lavoro, crea un'economia diversa o solamente ancillare e complementare a un sistema industriale che è esattamente come prima? Questa è una domanda che lascio aperta. Però entro un attimo nella scatola, entrando dentro, all'interno delle startup, cerchiamo di capire come sono fatte. Innanzitutto se sono ambiti che assolvono qualche compito sociale, non lo sappiamo, non lo sappiamo ancora perlomeno, non so chi ha una panoramica di tutte le start-up e cosa hanno generato, anche perché per valutare l'impatto sociale ci vuole tempo, no? Puoi misurare il minuto dopo che hai creato un'impresa, ci vuole tempo, il tempo non c'è stato, stiamo parlando dell'arco 2013-2018 per le start-up. E soprattutto all'interno, che erano inclusione e esclusione, interessante. E se andiamo a vedere, le start-up in Italia sono 8.000, con una media di 3 addetti. Le start-up sono 24.000 persone, ci lavorano 24.000 persone. Un po' più avanti andremo a vedere il confronto con l'impresa migrante, vediamo se questo confronto regge. E in realtà la slide che non ho avuto il coraggio di fare, giocando sul terreno digital social innovation, non l'ho fatta, però ne parliamo. Comunque, aprendo questa scatola cinese, vediamo che cosa c'è dentro. Ci sono 8.000 persone che hanno preso una startup, c'è un fatturato, un giro d'affari di 2 miliardi. Sono inclusivo e esclusivo, c'è una grande soglia, perché ci entrano soprattutto giovani sotto i 35 anni, ci entrano persone che hanno un grandissimo grado di istruzione, che hanno un PhD, che sanno registrare un brevetto, che lo hanno già registrato. La soglia altissima è molto alta e fa sì che l'impatto che genererà questo sistema, quando saremo in grado di misurarlo, non credo sia altissimo. In più, che cosa è successo? Che il governo ci crede tantissimo, che il governo ha seguito questo grande impulso culturale e ha iniettato tantissimi soldi, ha iniettato mezzo miliardo in un sistema che ne genera due. Appunto, è una scommessa, è politica, di politiche pubbliche, però è questo. E allora, sapendo questo, dobbiamo continuare a porci la domanda se è un comparto che sta veramente generando un cambiamento in meglio della società. E qui mi fermo, lo riprendiamo dopo, oppure riprendetelo anche voi. Dall'altra parte, io non so col tempo come stiamo andando, però... Ok, ottimo. E dall'altra parte invece abbiamo lo Stato. Lo Stato che Barton Weisbrod ha definito come fallimentare, perché funziona così, insegue la mediana. Però lo Stato si evolve. Ah, ho dimenticato di dire che in realtà, vabbè, poi ci torniamo sulle aziende, sul mercato. Torniamo allo Stato, alla pubblica amministrazione.
In realtà la pubblica amministrazione si difende da questa accusa. Lo Stato si difende con gli strumenti legislativi e con le trasformazioni che è in grado di governare. E cosa fa? Ad esempio, ed è ad esempio il caso della riforma del terzo settore in Italia, oppure appunto dell'evoluzione del terzo settore in Europa, allarga il campo d'azione dell'impatto sociale. E cosa fa? Genera, o meglio, definisce il perimetro dei quasi mercati. I quasi mercati cosa sono? Sono degli ambiti economici in cui possono contribuire tutti. Possono contribuire tutti contemporaneamente o in maniera competitiva, sia lo Stato che il mercato che il terzo settore. O meglio, anche potenzialmente in maniera competitiva, cioè mettendosi insieme, generando quelle che sono le PPP, Public-Private Partnerships, e allargando così anche i settori di intervento ad aree marginali che prima non erano proprio oggetto di povertà, disagio, emarginazione, ma anche all'educazione, ad esempio, o anche ad ambiti più larghi. E cosa dice? Ci vogliono però strumenti finanziari. E adesso vi faccio un caso per dire che anche con tutte le buone intenzioni può darsi che irrigidendo troppo i sistemi si può generare il caso contrario, cioè che si restringa, desiderando allargarlo, in realtà lo spazio dell'impatto sociale si restringa. Ad esempio, faccio un esempio, in questi quasi mercati ci vogliono i capitali e ci vogliono i capitali per finanziare queste attività. E lo Stato dice, attraiamo anche dentro questo sistema anche, ad esempio, la finanza. Cerchiamo di capire come si possono finanziare anche delle azioni che non sono ad alta retribuzione, quelle che sono tipiche della finanza. Ad esempio, pensando che le azioni che lo Stato svolge ad alto costo, perché la macchina organizzativa dello Stato è molto costosa, si pensa ad esempio a una prigione, un carcere, ed al reinserimento lavorativo di detenuti, per lo Stato è molto costoso. E se io trovo qualcuno che svolge questa funzione in maniera più funzionale e più economica, affido a lui questo compito. Il differenziale di spesa che avrei tra quello che avrei speso io e quello che spende lui con la stessa efficacia è il margine di guadagno che do a lui. Questo margine di guadagno lui lo può ridistribuire, può condividere il rischio con degli investitori privati sul mercato a questo punto attraverso degli intermediari finanziari. Io chiedo alla finanza, agli intermediari finanziari di operare, di gestire per me questo rischio, quindi di creare dei social impact bond, di distribuirli sul mercato, qualcuno che si prende il rischio con me di fare questa attività. Faccio l'esempio, ad esempio, del reinserimento sociale dei detenuti, io me la prendo in carico, trovo sul mercato dei capitali le risorse per farlo e una volta avendo assolto il mio compito più efficacemente dello Stato, chiederò allo Stato quello spread, che è quello che è il suo risparmio, e lo distribuirò con i miei investitori. E questo è perfetto, se non che è applicabile solo a quei casi in cui l'efficacia del mio intervento, cioè l'impatto, è misurabile con delle metriche precise, perfette e riconosciute da tutti. Quindi il valore economico del mio servizio è riconosciuto dalle tre parti. A quel punto io devo avere dei sistemi, delle metriche perfette che mi consentono di valutare. Quindi, ad esempio, nel sistema penitenziario c'è la recidiva, io misuro la recidiva. Lo Stato dice, io quando faccio l'inserimento di detenuti, ottengo una recidiva del 20%, tu che la stai facendo per conto mio ottieni una recidiva del 10%, quindi quel tasso di persone che non rioffendono più, non vanno più in carcere, vi genera un grande risparmio. Quel risparmio è il costo che tu puoi distribuire con i tuoi investitori. Fantastico. C'è una domanda? Andiamo avanti con le slide? Sì, un attimo solo, ecco, finisco qui. L'unico problema di questo intervento dello Stato è che definendo questi sistemi, queste metriche così precise, in realtà esclude tantissime altre attività, tantissimi segmenti che così precisamente non si possono misurare. Una volta in un tavolo di queste grandi istituti finanziari a cui sono stato chiamato, in cui ero coinvolto, si ragionava su quali fossero le azioni
contemplabili e quindi valorizzabili, quindi a cui si potesse dare un valore così preciso, ed erano pochissime. Ad esempio, un'associazione, grossa, meritevole associazione, ci disse: il mio campo d'azione è la prevenzione del suicidio dell'età adolescenziale. Allora, io avrei delle grosse difficoltà a misurare l'impatto economico del mio servizio. Qual è il valore di un suicidio sventato? Come faccio a dimostrare che non si è compiuto? Qual è il valore per la società? Come fa lo Stato a capire quanto ha risparmiato la mia azione? È impossibile. Allora, queste e tutte le altre organizzazioni che fanno questo tipo di impatto sarebbero state escluse, quindi focalizzandosi un po' in questo tipo di partenariato basato sulla finanza d'impatto, in realtà si rischia di escludere, di sfilacciare, di concentrarsi solo su quelle che portano con sé delle metriche perfette. Ok, chiedo scusa di essermi dilungato qui, ma queste due cose poi ci consentono di dire e con più facilità le cose che seguono. Come da questo ambito classico in cui abbiamo visto, diciamo, allargarsi e chiudersi a seconda delle politiche messe in atto da questi attori, lo spazio dell'impatto sociale, si passa a una situazione in cui in realtà l'impatto sociale e l'innovazione sociale è desiderato, perché nascono all'interno della società dei bisogni che erano imprevisti, imprevedibili, e, o meglio, non siano stati talmente acuti da prevedere, e allargano la sfera dei bisogni. E quindi è necessario anche che questi sistemi si estendano, ma anche trovino delle formule per cui, ad esempio, fare fronte a, e qui ho messo dei casi, le migrazioni, l'invecchiamento della popolazione, i disastri naturali, la conciliazione vita-lavoro, la disoccupazione, l'isolamento, le disuguaglianze. Questi sono tutti ambiti che stanno crescendo e che non erano stati previsti. Quindi lo Stato è impreparato a coprire con le risorse che ha, il mercato non è interessato perché, appunto, funzionando con la massimizzazione del profitto, è interessato ad agire qui, e il terzo settore è in crisi perché mancano gli strumenti. Ci ritorniamo fra una slide, perché prima, appunto, voglio ragionare su una domanda che fuori onda facevamo con Zoe. O meglio, noi assistiamo a un cambiamento epocale in Italia che non è epocale in quanto imprevisto, ma è epocale in quanto, diciamo, di lungo periodo, che è quello delle migrazioni, che cambiano, hanno dei cicli, ma che stanno cambiando la società italiana. Gli stranieri residenti in Italia sono più di 5 milioni e molti sono, appunto, da lungo tempo in Italia. Sono messi in questo spazio che è il campo del sociale, e molte istituzioni le trattano come un'emergenza sociale. In realtà non so perché stanno qui, perché il comparto delle migrazioni genera in Italia, ad esempio, tantissimo lavoro, sono mediamente più occupati dei cittadini italiani, genera tantissima impresa, genera tantissime risorse economiche. Il saldo del comparto del lavoro migrante, dell'impresa migrante, è largamente attivo, nel senso che i migranti producono 8 miliardi nell'economia italiana e ne consumano 5, il saldo attivo è 3. Allora, un segmento di popolazione il cui saldo attivo è di 3 miliardi di euro è considerato un problema. Allora, qui bisognerebbe ragionare perché noi continuiamo a considerare le migrazioni un elemento problematico della società italiana quando sono un elemento di traino. E sono l'elemento di traino che si concentra in quelle professioni, torno alla slide di prima se ve la ricordate, che sono Dirty, Dangerous and Demanding. Cioè sono le professioni che creano cose vere, si mangia, si consuma, sono cose vere, le cose di cui trattiamo tutti i giorni. Ok, quindi il tema è perché stanno qui dentro e perché no, veramente non sono un traino su cui magari la politica potrebbe investire tantissimo, tanto quanto investe ad esempio nelle start-up. Non lo so, è una domanda che lancio a chi ascolta. Allora, un sottosegmento
dei migranti, dei 5 milioni di residenti stranieri in Italia, è quello degli imprenditori. Ed è un segmento enorme. Copre il 10% di questa popolazione, 590.000 imprese. Giro la slide e vi faccio vedere questa cosa. Allora, quando abbiamo parlato all'inizio con Zoe, abbiamo conversato su questo tema, la nostra posizione è stata: ma l'impresa migrante è un'impresa di impatto sociale? Dire, beh, non necessariamente, dipende cosa fa. Io ho cambiato idea assolutamente. L'impresa migrante è un'impresa di impatto sociale e ve lo dico nei numeri, i numeri che ho messo qua sotto. Allora, 590.000 imprese fondate da stranieri, il 10% delle imprese totali. Poi vi dico in quale contesto avviene. Poi 42% delle nuove imprese del 2017. Quindi c'è la crisi, le imprese italiane chiudono, se ne vanno, giovani che potrebbero avere il potenziale per fare impresa se ne vanno all'estero, lo fanno da qualche altra parte, il declino sembra meno stabile, se non che c'è un 42% invece di migranti che viene, crede nel sistema paese e fa impresa, perché fare impresa vuol dire credere nel sistema paese di cui si partecipa. C'è un dinamismo pazzesco, ne sono state aperte 57.657, ne sono state chiuse 39.460, non ci si smette di credere. Ci continuano a credere, c'è una resilienza. Quando si parla di resilienza bisognerebbe modellizzare questo comparto, non altri. Ok? Alcuni, vabbè, poi c'è uno spaccato, lo vedete, 162.000 sono commercio al dettaglio, lavori di costruzione specializzata, attività di ristorazione, cioè quello che gli inglesi dicono brick and mortar, cioè le cose vere che fanno andare avanti, di cui ci serviamo noi, mangiamo, costruiamo, facciamo dei servizi. E in certi ambiti, poi c'è un dettaglio bellissimo per regione, per cui i cinesi investono a Milano, i pakistani a Napoli, però quello è un po' più complicato da spiegare. Però è bellissimo capire che c'è una concentrazione di imprese, ad esempio nei lavori di costruzione specializzata, il 21% è straniero. Quindi c'è una specie di etnicizzazione di alcuni comparti che vanno avanti solo grazie all'influsso di imprenditori a straniera. Le confezioni pratiche dell'abbigliamento sono il 30%. Telecomunicazione il 33,6%. Quindi alcuni comparti sono tenuti in piedi dalle imprese migranti. Persone che ci credono, investono, fanno impresa. Fanno impresa alla maniera tipica dell'Italia, quella che nel triangolo iniziale era in basso, cioè generando valore per il territorio. Sono spesso persone che sono qui per scelta di vita, che hanno avuto un ricongiungimento familiare, che hanno delle reti familiari. Qual è la caratteristica? Perché hanno tanto successo a scapito invece degli italiani che non ci credono più? Perché hanno un atteggiamento diverso rispetto alla loro visione delle cose, una resilienza maggiore. Quando fallisce una cosa ne aprono un'altra, perché si collegano con le loro reti sociali, perché utilizzano capitale proprio. Se lo confrontiamo poi col mezzo miliardo che lo Stato investe nelle start-up, qui c'è quasi zero. Ci sono filoni di investimento pubblici per l'impresa migrante. E investono capitali propri, come la vecchia impresa italiana, quella del boom. Hanno una capacità di sacrificio e soprattutto hanno un'attitudine all'impresa. Da dove nasce l'attitudine all'impresa? Nasce, ad esempio, dal loro progetto migratorio. Quando una persona qualsiasi, da qualsiasi paese, ma pensiamo all'Africa subsahariana, intraprende un viaggio, lo fa raccogliendo un capitale, mettendo insieme una comunità, quindi lui rappresenta il pinnacolo di un sistema sociale che ha in lui un'aspettativa, quindi tende a voler avere successo. Queste sono alcune delle cose che fanno dell'impresa migrante una vera spina dorsale dell'economia di questo paese, lo si voglia riconoscere o meno, e da questo punto di vista l'impresa migrante ha un impatto sociale. Ok, sono andato molto veloce, spero che sia stato chiaro, poi dopo sono aperto a chi ha altre domande. Ok, perfetto, vado velocissimo qui. Allora, torniamo un attimo indietro a questa. Sì, ci sono nuovi bisogni e diciamo ci sono nuove risorse, perché questa che delle migrazioni per non è una risorsa, sta lì erroneamente. Però ce ne sono tanti altri. Ci sono tanti altri desideri e bisogni che non sono più legati a bisogni elementari come prima, in cui le organizzazioni del terzo settore si concentravano, ma sono bisogni molto più elaborati, come ad esempio il bisogno di socialità, il bisogno di conoscenza,
oppure il bisogno di condivisione. Sono dei bisogni veri, sociali, espressi, che hanno bisogno di soddisfazione. E qui ci aiuta Nesta nel suo rapporto sul libro bianco sull'impresa sociale, definisce benissimo questa traiettoria, ovvero che lo spazio dell'economia d'impatto non è più dettato dall'alto da agenzie che definiscono cos'è l'innovazione economica e la pratica, ad esempio le università, ad esempio gli altri studi di ricerca, ma nasce ovunque. Nasce, ad esempio, nel caso di Facebook, scantinato dalla Silicon Valley con un'idea minimale che poi è diventata l'agenzia di socializzazione più famosa del mondo e più diffusa del mondo e gratuita. Nasce in questo contesto. Oppure c'è Wikipedia, che ha cambiato i paradigmi della conoscenza, inserendosi in un segmento che è un dominio dello Stato, quello dell'educazione. In realtà ha cambiato i paradigmi della conoscenza, ma anche i paradigmi cognitivi dell'apprendimento. E così via. E così via, bisogni di socializzazione si dà ad esempio risposta con le social street, il lavoro è cambiato, si dà lavoro agile, questo è il mondo che ci apprestiamo ad affrontare. C'è bisogno di innovatori sociali, di imprenditori sociali che capiscano questi sistemi, che non attendano più l'impulso dello Stato, del mercato, del terzo settore, ma che sappiano capire i cambiamenti che nascono da questo sistema complesso. E nella mia slide è diversi colori perché è complesso, e infatti secondo me è fatto così. Allora, lo spazio dell'innovazione sociale, che prima era un triangolo con tre lati definito da Stato, mercato e terzo settore, adesso è così. L'innovazione di impatto sociale nasce dall'impresa, nasce dalla startup, nasce dall'individuo, dal collettivo, dall'intelligenza collettiva, ma è necessario sapersi districare e capire il momento in un mondo complesso. Adesso voglio condividere una questione che per me è ispirazionale, cioè appunto qual è il profilo della persona che può capire. Ovviamente tutti possono entrare e generare qualcosa di impatto sociale, ma chi ha più capacità è su cui io nutro più aspettative. Quindi ho portato tre casi di cui voglio parlare. Sono tre persone che conosco, sono tre persone eccezionali, sono millennials, ovviamente, sono persone che hanno un background multiculturale, e sono persone che hanno fatto dentro e fuori sistemi, ad esempio, dell'industria oppure i sistemi della pubblica amministrazione, sono entrati, usciti e poi ne hanno tratto dell'ispirazione per generare qualcosa di nuovo, che non ha più i criteri di un'azienda convenzionale, di un'impresa convenzionale, ma i criteri di un'impresa a impatto sociale come la intendo io e come la propongo a voi. Il primo a sinistra è Martino Ghielmi, fondatore di vadoinafrica.com. A destra in alto c'è Sean White, fondatore di Long Morning, e in basso c'è Chris Richmond Zee, fondatore di Migrants. Vi volevo parlare di queste tre iniziative come esempi di che cos'è per me un'impresa a impatto sociale, perché comincio dal primo. Speravo che fosse online per chiacchierare direttamente con lui, però non lo vedo. Però allora lo presento io, faccio le sue presentazioni. Martino inizia la sua carriera in una società di consulenza, non so se vuole che si dica, però la primaria società di consulenza, per passare poi in università, trattandosi sempre di sviluppo, dei paesi di sviluppo dell'Africa, l'africanista dell'Università di Pavia. E dalle società di consulenza e dall'università riceve input ambigui, nel senso che non c'è tanto la possibilità, il margine di manovra, sono strutture troppo ingessate, concentrate o sul business o sulla loro articolazione, lui vuole più ambito di manovra, ne esce a suo rischio e fonda vadoinafrica.com. Ed è quello di cui parlo io, e Vado in Africa Working Networking Group, è un gruppo chiuso su Facebook, che è uno strumento libero, gratis, accessibile, su cui entrano tutti, si entra per richiesta, naturalmente, chi è interessato. E tratta di tematiche legate allo sviluppo congiunto di Italia e Africa. Dentro ci sono già più di 5.000 persone, sono 5.000 persone interessate. Allora, questa non è un'impresa nel senso classico, non genera ricchezza, ma lì dentro ci sono legami, conversazioni, intelligenza, lui la definisce giustamente una piattaforma di intelligenza collettiva, che generano appunto dei fili che una volta tesi
generano un enorme valore aggiunto. Lui stesso, da qui, per se stesso, genera talmente una massa di dati, di conversazioni significative, intenzionali, intelligenti, che trae spunto per la sua attività editoriale pubblica. Allora, io ho preso questo esempio, non spiego di più, magari andate a vedere, chiedete di farne parte, ve lo dico solo perché questo qui mi fa pensare che la catena del valore deve procedere per vie laterali. Non dobbiamo sempre solo aspettarci una catena del valore tradizionale dell'impresa, per cui qui entra un input, un prodotto, qui c'è una trasformazione e qui un output finale che genera un compenso, un valore. Non è così, è anche così, è anche questa piattaforma che genera conoscenza e intelligenza che ognuno trae e moltiplica a livello di valore. Quindi la catena del valore cambia. Secondo esempio, anzi passo a questo è un esempio eccezionale, mi dilungherei anni, però non posso, è Long Morning. Long Morning è un'etichetta musicale, nasce dall'iniziativa di questa persona, che è Sean White, ovviamente non è il suo nome, è il suo nome d'arte, è il suo nome internazionale, lui è cinese, viene in Italia per studiare ingegneria, fa una passeggiata nel suo tempo libero sul lago di Lecco, sente una musica bellissima, e ne rimane affascinato, è una musica di De André, non ne capisce le parole, non parla italiano, quindi va in tutti i negozi di musica di Lecco e dicendo: ma chi è che canta questa canzone? E nessuno glielo sa dire, finché trova uno che dice: ma forse è questo, e mette De André. Lui si innamora di De André, cerca di studiare l'italiano in qualche modo, farsi raccontare che conosce l'italiano, che cos'è e che cosa dice, ma è affascinato da questa voce e questa musica. Ve la faccio breve, fonda un'etichetta, abbandona gli studi di ingegneria, fonda un'etichetta e questa etichetta innanzitutto scrive due libri sulle liriche dei cantautori italiani e vende 200.000 copie in Cina, scrive in cinese. Il secondo si chiama Creusa de Mao, invece di Creusa de Mar, di De André, lui l'ha chiamato Creusa de Mao, un genio anche del copyright. Vende 200.000 copie e si comincia a finanziare la sua attività. Questa attività porta in Cina musicisti e cantautori italiani che magari qui hanno un attimo di flessione, Venditti, ma anche Allevi, li porta in Cina per fare delle tournée oceaniche, perché in Cina un palazzetto minimo, locale, riempie 7.000 persone. Queste persone in Italia non le facevano più forse da 30 anni. Comunque organizza queste cose. Adesso insieme stiamo organizzando il primo festival di rock cinese a Milano. Magazzini Generali, 4 di novembre, se avete voglia venite. Chiedete a me, i biglietti gratis. E lui ha fondato questa etichetta da lavoro a un numero non specificato di persone, pieno stile cinese, non specifico delle persone, ma anche italiani. E questo mi fa capire che appunto le traiettorie delle persone così flessibili, così culturalmente adatte a svolgere, a intercettare i segnali deboli del mercato, ma anche le passioni, sono necessarie. L'ultimo esempio, poi chiudo perché sto sforando, è questo. Chris, di origini africane, in Italia, cultura universitaria, laurea in Svizzera, lavora per delle organizzazioni, per l'Unione Europea, organizzazioni multilaterali, e si occupa di migrazione per l'UNHCR, magari online, magari ce lo spiega lui, vediamo un po'. Non lo vedo. E profilo altissimo, però dice, cioè, io lavoro sulle migrazioni dal pulpito di un'organizzazione delle Nazioni Unite, mi interessa fare qualcosa per mettere insieme un sistema generativo. Fonda Migrants. Migrants è una piattaforma, il suo interfaccia esterna è un'app che passa di migrante in migrante. È una piattaforma dove uno può collegarsi con gli altri migranti e ricevere informazioni che un migrante o richiedente asilo si chiede: come faccio ad arrivare in Italia, dove sono le città più accoglienti, come faccio poi ad andare in Austria, come faccio poi a tornare, eccetera. Ma mano a mano si accumulano tante di quelle informazioni che Chris dice: di queste informazioni facciamone qualcosa. E ha una massa di dati talmente vasta che ne fa veramente qualcosa. Adesso ci sono 60.000 persone dentro questa piattaforma. Sfido chiunque ad avere una piattaforma di 60.000 persone. 60.000 persone che condividono tutto. Lui costruisce dei profili e disegna, progetta degli strumenti che sanno verificare le competenze di queste persone, sanno verificare
dei gap culturali che separano queste persone dai processi di inclusione nei paesi dove vogliono andare e disegna anche dei tool per trasferire questi gap di conoscenze. Dentro questa piattaforma si formano veramente le competenze per queste persone per essere incluse sul mercato del lavoro. Colpo di genio lo rivende al sistema SPRAR e chiede, facendo delle convenzioni, che la quota di SPRAR che è destinata all'inclusione sociale, è minimale, si parla di centesimi, sui 35 euro al giorno, ma appunto venga data a lui per consentire a queste persone di iscriversi su questa piattaforma e di complementare il lavoro che fanno le agenzie pubbliche di inclusione sociale con questa, con la sua impresa. Questa impresa adesso si sta affacciando anche sul mercato dei privati, sta chiudendo, ha già chiuso delle convenzioni con le società private, perché alcune società private, delle organizzazioni appunto economiche private, soprattutto internazionali residenti in Italia, cercano dei profili che siano dei profili come quelli che gravitano attorno a questa piattaforma, che siano multiculturali, che sappiano le lingue, sappiano l'inglese, che siano agili con i sistemi informatici. Lui sta lavorando su questa linea. Non dico di più perché forse si palesa e avevamo promesso di farlo intervenire. Però vedo che non si è palesato. Allora, questi tre esempi, li ho detti velocemente, ma ho coperto ampiamente lo spazio a mia disposizione, mi fanno dire questo. Chi è l'imprenditore sociale? L'imprenditore sociale per me è quello che oggi sa interpretare questa complessità, ma che è anche un sistema raggomitolato di opportunità. Sa attirarne dei fili. I fili che a me interessano di più sono quelli dell'estrazione del valore secondo schemi laterali, non aspettarsi più questa linearità, utilizzare la cultura come generatore di valore sociale, visto Sean nella sua Long Morning, e progettare e ideare dei servizi progettati per economie a basso reddito. Secondo me, chi sa capire questi sistemi, chi sta a interpretarli e farli propri, può essere l'imprenditore sociale di cui abbiamo bisogno. Qui chiudo e vi lascio dei consigli di lettura, che sono un po' le cose che ho citato bene o male durante la mia conversazione, e dategli un'occhiata. Grazie, grazie Matteo. Secondo me hai fatto una bellissima cavalcata. Adesso togliamo le slide, scusami, sì, stop share, così facciamo la domanda che è arrivata. Dice, se puoi chiarire un po' meglio il passaggio logico che hai fatto tra impresa migrante e impresa sociale, come se si equivalessero. Sì, perché, l'ho fatta velocemente. Ringrazio della domanda. Il tema è questo. Fra l'altro volevo anche autocitarmi, perché abbiamo appena pubblicato un paper che definisce il migrante come racchiuso in una doll's house, in una casa di bambole, nel senso che ci sono delle pareti che sono degli svantaggi, dei divari che non gli consentono di competere allo stesso livello sul mercato del lavoro dei paesi in cui viaggio. Da questo punto di vista è per natura considerato svantaggiato, perché ci sono dei divari culturali, economici, sociali, dovuti alle condizioni, ad esempio, del paese di partenza. Sono dei divari, e non ultimo, vista anche la temperie culturale in cui viviamo, dei divari con cui la società in generale li guarda. Questo divario fa sì che siano svantaggiati. Quindi l'autogenerare, dare una risposta così forte, così potente, così generativa di autoinclusione nella società italiana, secondo me è un esempio perfetto di economia di impatto sociale. Non so se con questa precisazione l'ho spiegato di più. Sì, io farei una domanda un po' da avvocato del diavolo. Tu hai citato tra le imprese migranti quelle che fanno confezione di abiti e anche di costruzioni. Sappiamo che in tutte e due queste categorie ci sono da un lato dei problemi di sicurezza sul lavoro e di sfruttamento, cioè in questi due ambiti particolari. Lì siamo un po' al limite. Sì, siamo un po' al limite. Allora io faccio parte di un progetto, anzi
sono coordinatore di un progetto europeo che parla dell'inclusione lavorativa di migranti e sono anche su un altro progetto che monitora lo sfruttamento, il lavoro sommerso dei migranti. Vado subito al sodo della questione. Allora, non è che l'ingresso di migranti in questi settori determini un dumping, un abbassamento o un incremento della vulnerabilità, ma le modalità in cui questi lavoratori sono sfruttati oppure sono attratti o hanno facilità ad entrare è determinata dalla incertezza globale di questi settori, ovvero sono settori che sono già di per sé in Italia storicamente così a rischio di illegalità che possono facilmente aggiungere persone ad alto rischio di sfruttamento in certi casi o comunque scevre da quella cultura che imporrebbe delle tutele maggiori sul lavoro dentro il loro comparto. Insomma, attraiamo delle persone che facilmente vengono conglobate lì, ma non è la causa ed effetto si devono, come dire, vedere ribaltate. Cioè vanno a finire in quei comparti perché in quei comparti è più facile che venga celata l'illegalità. Ho spiegato un po' in maniera un po' barocca, però credo che ci possiamo capire. Sì, sì, sì. Ci sono altre domande? O chiudiamo qua? Tanto che ci pensate, metto le slide di chiusura. Chiudo questo. Allora, innanzitutto ringrazio Matteo del bellissimo intervento. Se non ci sono domande, io vi chiedo, appunto, vi manderò via mail il link del materiale per rispondere alle domande e poi vi do appuntamento al prossimo, che è il 12 novembre. Parleremo di come creare una community open source, ne parleremo con Alessandro Ranellucci, che diventato, diciamo, noto nel mondo delle stampanti 3D perché ha sviluppato il software Slicer, che è usato per appunto affettare i modelli 3D ed è usato, diciamo, in tante community del mondo, e adesso sta lavorando al team per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio per portare l'open source anche in quel contesto. Ringrazio tutti i partecipanti e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Stop recording.